Io e sua figlia Barbara ci amiamo tantissimo. Non sei bello, non sei assolutamente simpatico, non sei ricco e per di più sei italiano. Peggio, romano. Ah, è peggio. Pensavo di invitare alcuni dei miei ex compagni di scuola. No! Giovanni! Su passati 20 anni c'è la stessa faccia! Sì. Da culo! Amore, non mi presenti a questa simpatica combriccola di amici? Naturalmente in questi 3 giorni sarete miei ospiti. Avanza! Ma tu non hai sposato? E l'avvocato! Amore, sono a Zurigo! Sei sposato! Sto calendo mia moglie! Giovanni! Amore grande! Non vorrei allarmarti, ma dietro di te c'è un uomo che ti sta fissando da tempo. Io che piaccio agli uomini, ma figurati. Ciao tesoro, sono tornato. Ciao amore, bacio. Lei ha scambiato la sua valigia con la mia. Posso offrire qualcosa? Un cioccolatino. Champagnino? Quella deve essere la villa di Daniele. Chissà quanto paga de IMU. Con le gambe che sono tutte zampogne. Ti ha detto bene, a me mi si è accavallata la palla. Cominciamo così, sì? Primo, sono bandite nella maniera più assoluta. Parolacci, barzellette zozze, aerofagie e meteorismi. Meteo che? Barbara. Sì, tesoro? Vieni che ti presento i miei amici. Chi è questa zoccola? Ah, bello! Ma scusa, siamo senza mogli, senza fidanzate. Ma allora andiamo a divertirci, no? Ma che cosa aspettiamo? Buona con le mani, io domani mi sposo. Scusate, c'è un'uscita di servizio. Bravo! Ah, mortacci! Tu, ma che sei? Assaggia i gusti, so da paura. Vedo che lei non teme il colesterolo, la principale causa di infarto dopo i 50 anni, eh? Mi farebbe una piccola cortesia? Sì. Mi darebbe una grattatina alle palle, che io ho le mani impicciate? Pardon? Maleducato!